A 28 anni di distanza da quel tragico 26 ottobre 1994, il ricordo di Michela Fanini è sempre vivo. Nonostante sia passato più di un quarto di secolo dalla sua scomparsa, infatti, il nome della campionessa lucchese resta ancora scolpito nella mente di tutti, di chi la conosceva, degli sportivi appassionati di ciclismo e dei suoi numerosi tifosi. Già, perché Michela, nonostante le sue appena 21 primavere sulle spalle, aveva vinto tutto quasi in sella alla sua bici. Si era già aggiudicata un Giro d'Italia, la medaglia di bronzo nella cronometro a squadra ai mondiali di Norvegia, un campionato italiano e 4 tappe al Tour de France. Per le imprese sportive e soprattutto per la sua bontà d'animo, Michela Fanini è rimasta nel cuore di tutti, come dimostrano le numerose attestazioni di affetto e le intitolazioni di piazze e strade un po' in tutta Italia. Ad Aquitania, sud-ovest della Francia, nella piccola ma accogliente e frequentatissima cappella dedicata ai ciclisti che hanno fatto la storia di questa disciplina, la Notre Dame des Cyclistes, c'è una foto di Michela posta proprio all'ingresso del santuario. E una maglia della campionessa lucchese si trova nel Museo del Ciclismo del Ghisallo, insieme agli immortali Coppi, Bartali e Pantani. A lei viene inoltre dedicato, ormai da oltre 25 anni, il Giro della Toscana Internazionale Femminile, organizzato proprio in suo onore da papà Brunello, una manifestazione tra le più importanti al mondo.